Ciao a tutti, Salve. ciao, buon pomeriggio, mi senti? Ciao Luigi, sì, ti sento, a posto. Perfetto, bene. Mi senti anche, sì? Sì, forte e chiaro. Bene, bene. Allora Luigi, ho perso 2 minutini in più rispetto agli altri giorni, spero non sia un problema. No, no, tanto, siamo Hai qua. impegni dopo? Non No, tanti, no, ma... rimango a casa questa sera. Ah, va bene, resti a casa. Resta a casa, resta a casa. Bene. Luigi, io ti seguo da un po' e penso che la cosa sia reciproca, perché vedo che anche tu segui la Assolutamente, Formula 1. assolutamente. Però tanti magari non hanno avuto modo di approfondire in questo paio d'ore, quindi inizierei subito con presentare un po' il personaggio. Intanto, Luigi, brevemente, è stato un ciclista È e così, già. poi è già una gran cosa, è come voi. Però poi si è spostato sulla fotografia. Però adesso lascio lo spazio a Luigi, che potrà dirlo sicuramente meglio di me. E secondo me sarà un video interessante Sì, ti ringrazio, anzi mi fa piacere per questo spazio che mi dedichi. Sì, in poche parole io nasco, tra virgolette, ciclista perché ho iniziato a gareggiare nella categoria G3 fino a poi fare tutte le categorie per arrivare al professionismo, dove qui ho fatto 4 stagioni e poi ecco, mi sono fermato, ho tolto il numero alla maglia e ho cambiato strada. In che squadra hai corso? Cioè, magari andiamo un pochino più nel dettaglio, qualche aneddoto. Sì, allora, diciamo che io vivevo quando ero ragazzo appunto a Tolfa, ora vivo a Roma, anche se questa quarantena sono tornato al paesino perché si sta sicuramente meglio rispetto alle grandi città. E nulla, ho iniziato a gareggiare con la squadra locale del paesino qua vicino, che era il gruppo ciclistico Allumiere, nelle categorie giovanili. Dopodiché e ci fu una fusione con una squadra toscana che era la Borgonovo Miglior. E poi il dilettantismo l'ho fatto con la Vellutex Palazzago, per poi passare professionista con la Naturino Sapore di Mare. Ricorda ancora la Turina. Sì, che era un po' tutto lo staff della Domina Vacanze di Cipollini all'epoca, quello lì. E poi ho finito, poi purtroppo sono incappato il secondo anno nell'Aurum Hotel, che è la squadra che andò fallita, quindi ci hanno bloccato, bla bla bla. Sono rientrato nel gruppo con la Ceramica Flaminia, dove ho fatto le mie 2 stagioni e poi ho cambiato strada, ecco. Ho capito. Ma hai cambiato strada perché economicamente poi non era sostenibile, oppure perché hai detto basta, mi sono seccato di fare il professionista, di correre, di allenarmi? Ma no, 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 allora ho cambiato Ci strada saluta perché Shimano. Ciao Shimano. salutiamo i ragazzi di Shimano. E, no, ho cambiato strada perché era arrivato un punto dove non mi piaceva più tanto perdere tempo, ecco. Quindi non volevo perdere tempo nella mia vita quando ho visto che il sogno di continuare in un grande team e quindi poter fare un'attività a livello internazionale come si deve, quindi fare il vero professionismo, non era all'altezza, allora ho scelto una Altra strada strada. laterale. Ecco, sì, ho visto un E po', mi sono quindi un po' guardato intorno e quindi ho preso il piano B. ho capito. Intanto c'è anche Omar. Ciao Omar, ti aspettiamo nei Sì. prossimi giorni. Sì, con Omar assolutamente che ci sentiamo spesso, quindi poi raccontiamo magari le avventure con Omar. Sì, andiamo Per gradi. per gradi. Senti, quindi sostanzialmente hai smesso, siamo arrivati al punto che hai smesso col professionismo. Parlami un po' invece dell'inizio della tua carriera da fotografo, perché tanti ragazzi, sai, mi seguono, vedo che scattano foto, c'è una curiosità, qualcuno ha fatto qualche domanda in privato che poi prenderemo. Vai. Sì, allora guarda, ti racconto, cerco di essere breve. Nei 2 anni da professionismo, quindi i 2 anni in Ceramica Flaminia, stiamo parlando del 2008-2009, e io, grazie a un mio caro amico che è Luigi Simonetti, che è un ingegnere informatico, all'epoca mi aveva coinvolto in un suo progetto che era quello che avevamo aperto un sito internet. Dove in quel periodo mi ricordo che uno dei corridori di spicco, che era Ivan Basso, anche lui non aveva
un sito come avevo io, nel senso il mio era tutto in stile racing, trama in carbonio, dove io qua già mi divertivo a raccontare un po' le mie giornate di tipo, quello che oggi poi sono diventati i social. E qui, ecco, mi divertivo già a mettere qualche immagine, a dare qualche consiglio, a dire magari oggi ho fatto questo allenamento, ho percorso questa salita, ho fatto questi chilometri, quello un po' che succede oggi con i I primi social. blog. Sì, un po' un blog, diciamo, interattivo, perché poi lì andavo a mettere anche, ecco, qualche immagine. Addirittura mi ero comprato anche un Oregon Scientific, che era una action cam prima che ancora uscisse la GoPro. Non ricordo, era una cosa tipo Sì. così. Sì, era un cilindro, diciamo che era una webcam adibita action cam da mettere sulla bici, insomma. Ecco. Non ti dico che filmati uscivano fuori dopo, anche per caricarli in rete, nel senso che erano tutta la notte, stavi lì in modo che la mattina. 56K. Sì, proprio una cosa. Però, e con questo, ecco, mi divertivo. E diciamo che un po' le aziende del settore, l'ambiente un po'. Mi hanno dato anche in questo, e siccome da dilettante avevo vinto il prestigio BC Sport e quindi avevo fatto il viaggio premio dove avevo conosciuto il vice direttore Tony Lo Schiavo e eravamo rimasti in contatto, in quel periodo sapeva che io ero in cerca di un team, non sapevo se magari continuare l'anno successivo e quant'altro. E quindi un bel giorno lui mi contattò dicendo: Luigi, abbiamo notato un po' il tuo sito, visto che ti piace un po' scrivere di qua e là, perché non magari vieni con noi? Perché all'epoca si stava liberando il posto, l'ufficio tecnico. E quindi ecco, mi hanno fatto questa proposta. E non nego che quell'anno lì per me è stato un po' duro in tutti i sensi, perché da una parte vedevo che il continuare era sempre più una cosa lontana e latitante. E quindi, Difficile. sì, e quindi anche immaginare me stesso in un'altra vita non ero in grado, perché fino a quel punto avevo fatto tutto, aveva ruotato intorno alla bici. Tutto intorno alla bici. Sì, tutto. Avevo sacrificato appunto, insomma, un po' gli amici, il fatto che sei sempre fuori dal paese, appunto, hai perso tanti affetti e così via. E quindi ecco, vedermi in una nuova veste mi faceva anche un po' paura. E diciamo che è stato un po' un periodo un po' grigio della mia vita. Però non ho mai mollato, ecco, cercando altri stimoli. Uno era questo appunto del sito, uno è che ad esempio mi ero iscritto all'università Scienze Motorie, perché all'epoca la Flaminia collaborava con lo USM di Roma. E noi andavamo a fare i test lì e lì ho conosciuto il professor Sacchetti, appunto, che ci seguiva nei test e vedendo un po' la mia curiosità, anche perché io facevo molte domande, scrivevo a volte, ecco, di questi test che facevo, lui me lo disse: ma scusa, perché non provi a fare il corso di ammissione, il test di ammissione? E quindi avevo fatto il test, ero arrivato anche 13°, quindi avevo iniziato un po' questo nuovo percorso, la rivista che mi chiama, e quindi ero preso su più fronti. Finché, diciamo, poi è andato avanti quello della rivista e ho fatto il colloquio e quindi sono entrato in compagnia editoriale. E qui è nato e ho iniziato un po' a approfondire più l'aspetto fotografico. Ecco. Sì, ma continuiamo su. Sì, va tranquillo perché è una cosa interessante. Ok. E quindi ecco, ho iniziato in compagnia editoriale, quindi lavoravo per il giornale della rivista BC Sport, Cicloturismo e Mountain Bike Magazine. Il compito mio era quello di appunto collaudare bici, fare recensioni su tutto ciò che riguarda appunto il materiale Di tecnico, prove. sì, prove tecniche delle bici, ruote, abbigliamento, i press camp dove spesso viaggiavi e andavi a queste presentazioni stampa. E quindi ecco, ci ho fatto 7 anni all'interno della rivista. E in questi anni, ecco, oltre allo scrivere, vedevo che la parte dove più mi aggradava, insomma, dove più ero soddisfatto, era appunto la fotografia. Questo ho iniziato un po', diciamo, a studiarla, un po' da autodidatta, quindi comprando riviste specifiche, comprando dei manuali.
e iniziando un po' a frequentare anche il fine settimana, un po' le gare, iniziando quelle un po' magari delle categorie minori, amatoriali, un po' tutto quello che capitava. E Con che grazie macchina fotografica hai iniziato? Che sicuramente lo chiederanno. anche. E allora ho iniziato all'epoca con una Nikon D90, il mio primo acquisto è stato una Nikon D90. Anche se in redazione hanno tuttora Canon e quindi ero sempre su più fronti. Quindi sì. Anche perché poi tutti i comandi sono il contrario, quindi a volte capitava che andava a prendere. Ah, no, quindi. Però ecco, non, più che altro non ho mai visto tanto quanto il mezzo, quanto la voglia di poter avere un linguaggio particolare nel fotografare. E quindi ecco, ho iniziato pian pianino, ho incrementato sempre il lavoro al giornale anche perché mi proponevo a volte di uscire anche come fotografo e spesso appunto mi mandavano in spalla al giornalista che copriva qualche evento come fotografo e quindi hanno iniziato la soddisfazione ecco anche di vedere le tue foto sul giornale, tutte queste cose qua. E poi c'è stato il momento iniziale dove appunto fotografavi di tutto. Quindi mi è capitato anche di fare foto di cronaca, tra virgolette, perché stando poi vivendo a Roma è capitato a volte di collaborare anche con qualche agenzia, come ad esempio la Press, e ho fatto anche foto insomma, di personaggi politici perché sono andato a fare al centro, insomma, Salvini, la Meloni, queste cose qua. Tutto perché poi all'inizio era successa una piccola rivolta lì vicino alla redazione, in centro immigrati e quant'altro, e ora ho contato tutto fotograficamente. Ho mandato qua, c'era stata questa cosa qua. E nel frattempo, però, la voglia di crescere fotograficamente era sempre di più, e quindi ho iniziato a frequentare anche dei corsi, un po' quelli fine settimana. E poi ho preso la decisione dove mi sono iscritto a Roma in una scuola serale al centro sperimentale di fotografia al centro Adams, dove qua appunto però ho iniziato a seguire un corso sulla illuminotecnica, quindi tutto ciò che riguardava le luci e quant'altro, dove il mio docente appunto era Francesco Francia, un fotografo che lavora, fa foto glamour. Fa le copertine per Playboy e quindi ho preso proprio tutta un'altra strada dove appunto volevo intraprendere la conoscenza più approfondita della luce e mi sono ritrovato per 2 anni a fare da assistente appunto a Francesco e quindi mi trovavo magari una settimana su un set con le ragazze di Playboy foto glamour e quant'altro e Ma poco magari. più interessante rispetto alle bici, sai, perché in quella strada non era male. No, anzi, guarda, però c'è stato un motivo perché ho fatto questa scelta, perché appunto ho voluto sempre poi arrivare al punto dove mixare questi due mondi, no? E quindi giocare un po' sull'aspetto, sulla femminilità, l'esaltazione della donna e magari però in chiave sportiva. Ecco, infatti a volte mi diverto a fare queste foto qua, queste foto. E quindi ecco, finché poi il mio cammino è andato sempre più avanti, mi sono sempre più specializzato, cercando di intraprendere un linguaggio personale, cercando di raccontare un ciclismo diverso. Quello che vedevo quando stavo in redazione, ad esempio, era che tante aziende spesso per raccontare il prodotto mandavano delle foto un po' in generale dell'evento, no? Del ciclista che ha utilizzato magari quel determinato prodotto durante il Giro d'Italia, quant'altro. Però magari preso da lontano, piccolino. Bravissimo, bravissimo. Allora, magari a volte si parlava dell'attacco manubrio o della sella o della scarpa, magari con la foto della vittoria, dove Non magari si tu eri vedeva l'attacco manubrio. bravo, oppure andavi a zoomare e la foto veniva un 3 po' pixel. sgranata, certo, e quindi era bruttina, alla fine non metteva a risalto il prodotto. Allora, iniziando a fare un po' un'indagine, no, di mercato, perché quando ho fatto questa scuola serale, poi legato al il bello di questa scuola serale è che oltre a studiare la luce, la fotografia, bla bla bla, bla c'era anche tutto un po' una gestione della modella, l'approccio, perché sai, quando vai a parlare di fotografia di nudo e quant'altro, devi anche avere un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di approccio.
con la modella. E quindi è lì che mi sono anche un po' messo a studiare la PNL, la programmazione neurolinguistica, il fatto di saper comunicare, tutta questa cosa qua. E quindi unendo un po' tutti questi mondi, ho deciso di, dico, perché non fare magari una fotografia un po' più ricercata, un po' più emozionale, dove traspare di più magari l'oggetto all'interno dell'evento stesso, o magari raccontare tutto quello che c'è dietro un grandissimo evento, magari in una parte un po' più emotiva. E quindi pian pianino ho iniziato a pensare a tutte queste idee qua, finché all'inizio un po' le portavo al giornale, no? Però, diciamo, non sempre venivano presi in considerazione Accettare, ok. finché è arrivato il giorno in cui ho detto, visto che ancora non sono sposato, non ho famiglia e quindi posso permettermi questa mattità di mollare tutto perché al giornale ho un contratto a tempo indeterminato, ho detto, e quindi ecco, per la seconda volta nella mia vita ho ripreso e ho risterzato e ho ricambiato nuovamente strada. E quindi mi sono licenziato, ho portato la lettera, la classica lettera di licenziamento, e mi sono messo in proprio e oggi eccomi qua a fare questo tipo di attività, insomma. Ma senti, tu grandi eventi a quali hai partecipato come fotografo? Magari nel ciclismo. Ma allora, nel ciclismo diciamo che ho avuto la fortuna in questi 3 anni e mezzo, di aver partecipato a tutti i più grandi eventi, tranne le Olimpiadi per Non ora. ci sono state in questi Perché, 3 anni. no, c'era anche una mezza, ero quasi riuscito, però poi ecco, È non saltato. è saltato, ma ero già saltato prima io perché diciamo non ero riuscito bene a organizzarmi. Con la logistica, quindi è stato un po' difficile perché la possibilità di andare me l'hanno comunicata un po' troppo a Tardi, ma ridosso che e quindi pensi già. mi era difficile organizzarmi. Però magari ci riproverò fra 4 anni o forse 5, non lo so, per Parigi, insomma, le prossime, vediamo un attimo. Però ecco, l'altro anno, ad esempio, il 2019 per me è stata una bellissima e intensa stagione dove ho fatto tutti e tre i grandi giri. Quindi ho fatto Giro Tour e Vuelta, e poi ad esempio ho fatto la Liegi, ho fatto la Roubaix, e 2 anni fa ho fatto il Mondiale, quindi all'incirca, ecco, mancano gli europei, che poi sicuramente li volevo fare quest'anno. Ecco, però l'altro anno ho avuto la fortuna di fare tutti e tre i grandi giri, quindi è Com'è fare il stato. fotografo in questi eventi? Ma tu le segui tutto il giro, per esempio, oppure fai solo delle tappe? No, ora il giro sono 3 anni che lo seguo tutto completamente, dall'inizio alla Cioè, hai fine. fatto più giri da fotografo che non da ciclista. Sì, Permettimi la battuta. no, assolutamente, assolutamente, no, perché il Giro d'Italia non l'ho mai fatto, c'eravamo Ok, arrivati ad vicino. un pelo quando in Flaminia c'era l'anno in cui era Filippo Simeoni campione italiano. Ok, e poi non è passato. Cioè. Che sembrava che magari poteva arrivare l'invito da parte di RCS, ma poi non ci fu e quindi è svanito tutto. Il sogno, non ti nego che il sogno mio era di farlo, però l'ho Esatto, fatto da 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 fotografo. fotografo. Sì. E E quindi, quindi. seguire il giro da fotografo con le parti più belle, più faticose, come ti organizzi, Ma oppure allora. quello che puoi dire. Sì, no. Allora, per come l'ho fatto io, specialmente il primo anno, il giro è molto, molto faticoso. Secondo me rimane a volte anche più faticoso rispetto al ciclista, perché il ciclista, bene o male, sa che deve fare la sua, giustamente, con l'allenamento, sa che deve fare la sua tappa, dopodiché è finito tutto. Invece qua. Purtroppo devi lavorare, non dico H24, ma quasi ci manca, nel senso che il lavoro in poche parole consiste dove la mattina ti svegli abbastanza presto, arrivi sulla partenza in un orario, per quanto mi riguarda, anche abbastanza presto, perché lavorando poi con delle aziende sponsor del giro, quindi dovevi raccontare anche un po' l'ambientazione, sai, poi a Vabbè, tu volte continui magari. a dirlo, non siamo né su Rai né su No, Sport, non c'è problema, puoi nominare. beh, ho fatto per 3 anni con Named Sport, sono 2 anni che sto con Shimano Italia,
dove appunto racconta tutto il servizio corse, il cambio ruote, tutto il resto, la vita loro. L'altro anno è stato, l'ho seguito con loro, quindi ho raccontato tutta la vita loro. Poi ecco, ho lavorato per Elite, Sell Italia, Sidi, Castelli, FSA, Vision, Prologo, quindi Qua ecco. c'è Santini che ti saluta, Stefano De Vicenzi. Non Grandi. so Per se... Ok. loro, certo, Santini, per loro ho fatto la Gran Fondo, Stelvio Santini, bellissima, con l'arrivo sullo Stelvio, Non so se hai visto, freddo. noi abbiamo fatto una diretta con Paola Santini un paio di Sì, giorni fa. bellissima che hanno fatto adesso quel gesto che hanno riconvertito Mascherina. sulla protezione mascherine, però gli ho anche mandato un messaggio privatamente dicendo appunto che hanno fatto secondo me una cosa bellissima in questo È stato il periodo. motivo per cui gli ho chiesto la diretta, Certo, perché l'occasione mi assolutamente. sembra un bel gesto. Poi lì sono a Bergamo, in una situazione molto critica. Sì, so che infatti anzi un saluto a tutti i ragazzi del nord, tra virgolette, perché so che la situazione, ecco, mi hanno detto tra l'altro che è anche abbastanza più critica di come viene raccontata, quindi speriamo Magari un forse abbraccio virtuale. con gli altri. Certo. E quindi sostanzialmente abbiamo capito che un fotografo si sveglia la mattina presto e va a letto tardi perché deve anticipare i ciclisti e deve continuare a fotografare anche Sì, dopo. perché poi tutto il lavoro che faccio in giornata, ecco, quindi parlando nel gergo, tutto lo scattato va scaricato, Elaborato. lavorato, post-prodotto, archiviato, didascalizzato e inviato sulla piattaforma alle varie aziende per cui lavori. Quindi ecco, quando hai più aziende devi fare anche una sorta di questa Certo, foto, perché la metto qua, questa qua, questa qua, quindi poi ecco. sui social in qualche modo queste non è che possono uscire 2 mesi dopo le foto, devono No, uscire il no, giorno no. dopo stessa, magari anche No, al no, no, volo, penso. assolutamente. E adesso, grazie alla tecnologia, riesco anche a lavorare, ecco, Just in time. scattare, sì, a scattare, caricare la macchina, la foto via wireless sul telefonino, fare una piccola elaborazione, magari inviarla subito, in modo che così, loro sui social sono attivi. Quindi ho fatto anche, ecco, delle storie per le aziende, quindi riprendi. Ok. E fai dei piccoli filmatini, ad Ok. esempio 2 anni, no, 3 anni fa, sì, 3 anni fa a Castelli facevo dei piccoli video durante il Giro d'Italia, quindi andavano anche editati la notte, e lì ho Esatto. fatto belle ore. Belle cose, se ti Sì, capisco no, un pochino, con i video ti capisco di più. più che altro andavo a dormire, poche ore di sonno, ecco, poche ore di sonno. Ma senti, tu quando scatti, c'è una giornata al giro, quanti scatti porti a casa in totale, che poi vanno elaborati? Ma mediamente sta intorno, dipende un po' dalla tappa, se magari è una tappa più impegnativa dove magari ci sono più azioni, momenti o i vari tagli che fai, perché generalmente ecco io faccio, non essendo ancora, non avendo mai fatto il giro in moto, mi sposto con un mezzo privato e quindi generalmente fai la Di punto in partenza. punto, Sì, ok? generalmente fai la partenza. Poi magari a volte anticipi la partenza di quella mezz'ora, ti sposti sul percorso, fai un passaggio e poi automaticamente rifai un altro taglio o cerchi di andare all'arrivo prima. Basta la distanza, In base, bravo, sì. all'altimetria, cioè non è che All'altimetria, andato in pianura quelli corrono. sì. Poi ecco, quello che faccio io a volte è quindi raccontando un po', non tanto una fotografia giornalistica editoriale, ma quanto più una fotografia emotiva. Capita anche che magari non vado all'arrivo, magari mi sacrifico la foto perché mi fermo su un punto determinato, perché secondo me lì posso tirar fuori, ecco, uno scatto diverso, perché tanto non, anche se poi vado all'arrivo cerco sempre di fare un qualcosa di diverso, perché Anche quello perché poi che... dall'arrivo ne escono 50 tutto uguali. Sì, infatti, Ci sono 50 fotografi lì, non è sì, che fai la no, no. differenza tu quasi mai. Bravo, giustamente ci sono le agenzie che lavorano molto più velocemente di me e quant'altro, quindi ecco, poi io essendo solo non, ho fatto di questo sempre subito una scelta, quindi di fare un qualcosa di diverso. Ecco, e Ma quindi... senti, il rapporto con i ciclisti pro, cioè quando tu ti presenti con la fotocamera, riesci comunque ad avere accesso un po' di più perché qualcuno ti conosce o comunque devi tenere sempre a distanza perché sai, sono assaltati durante i giri o durante le gare. Cioè tu come ti comporti con i pro, con i tuoi ex colleghi? Sì, allora, guarda, sicuramente
fammi passare questo termine, la vecchia generazione dove era un po', c'ero dentro, quindi ecco, Nibali della situazione, che con lui ho condiviso anche delle avventure in nazionale d'Under 23, Diciamolo perché quindi... magari qualcuno pensa, ma chi è questo Sestili? E invece no, tu hai forse nazionale e hai anche Sì, fatto gare diciamo, insieme a Nibali ed io altri. sì, specialmente negli Under 23, che dove lì è stato un po' l'apice della mia carriera, tra virgolette, che ho vinto diverse gare importanti, sia nazionali che internazionali, il Giro delle Regioni su tutte, e poi ho fatto i mondiali a Madrid, a Verona ho fatto la riserva, e quindi ero sempre anche nel giro nazionale, quindi ho fatto anche delle gare dove... In Belgio, mi ricordo abbiamo fatto un giro giro? Vabbè, un giro in Belgio, non mi ricordo come si chiamava, dove appunto c'era Nibali che si faceva 2 volte, era la Redoute, e era un giro che lì abbiamo fatto con la nazionale, c'era Nibali in squadra e io lì vinsi la maglia come miglior giovane, perché era una gara dove c'erano anche le squadre Continental dell'epoca. E quindi ecco, in quella gara Nibali, diciamo, mi ha dato una mano anche durante la gara e tutto il resto, quindi queste cose qua. E quindi Quindi tu ecco, stai dicendo con i vecchi magari diciamo, riesci. con i vecchi c'è un rapporto un po' più confidenziale, anche se poi il mio background da ciclista mi riesce a far capire se è il momento giusto per avvicinarti, per chiedergli, oppure di stare da parte, aspettare che un gesto che magari loro ti vedono. Ad esempio, quest'anno è capitato che durante una foto che ti ho mandato, quella di Nibali, dove si vede tutto poi il vapore mentre sta Sì, facendo i rulli, rulli, sì. che poi è uscita anche sulla Gazzetta dello Sport, sì, sulla Gazzetta durante il Sì. giro. E ad esempio, quella foto è nata che eravamo a Bergamo, era il giorno di riposo, pioveva tantissimo. Se mi ricordo, tutti i rulli nel garage erano, mi Tutti i sembra. rulli nel garage, bravo. Io, siccome appunto mi piace sperimentare ogni tanto, e al seguito avevo delle lampade flash, quindi ho iniziato a posizionare come se fosse un set, Ah, delle vedi, lampade. torna tutto quello Sì, che avevi sì. fatto prima, quindi te sei. Delle lampade, infatti, la gente, ho visto che ha iniziato qualcuno a guardarmi un po' come di, ma questo che sta facendo? E io, cercando di stare in maniera sempre più anonima, quindi di allontanarmi e non stare nel gruppo, quindi ho messo addirittura un teleobiettivo, quindi un 70-200, quindi che mi permetteva di stare abbastanza distante dai ciclisti. E però, appunto, con il radiocomando, i flash riuscivo ad azionarli ugualmente, anche a distanza. E avevo posizionato appunto una luce, ho nascosto tra virgolette la luce dietro a Vincenzo, che nello scattare faceva poi, immortalava il vapore acqueo del suo sudore che si alzava dalla schiena. E Però tu mi ero avevi messo. queste luci dietro, cioè magari un altro non ci avrebbe pensato, tu avevi invece tutto dietro. Sì, no, io avevo messo queste cose qua e mi ero messo con appunto il teleobiettivo e stavo fuori il parcheggio, quindi stavo sotto il diluvio con l'ombrello. E quindi il suo manager mi ha visto, a quel punto mi fa il cenno di dire vieni qua, no? Dice ma che sta a fare sotto? Cavolo, Gli fai là fuori. dico no, lasciami stare, proprio perché vedevo che Vincenzo era concentrato a fare lui e non mi andava di star lì davanti a puntargli l'obiettivo, perché a volte è anche, capisco che è invadente. E quindi ecco, devi sempre cercare il giusto compromesso per saper raccontare e saper rispettare anche l'atleta. Questo è un bello spaccato, cioè tenere queste distanze. Sì, perché poi se tu sei in grado di capirli, assolutamente loro, il rispetto diventa reciproco, no? E a volte sono loro che magari ti dicono no, avvicinati, oppure ti Oppure chiamano no. oppure no. E quindi devi essere sempre un po', ecco, devi un attimo un po' studiare tu sempre tutto ciò che hai attorno e Sì, anche perché capire. ho visto che con i pro in generale il momento peggiore quando incontrarli è alle gare, che hanno la pressione della gara, devono Sì, performare e quello. sono tutti addosso, fotografi, Quello. giornalisti, Sì. Però fan, tutti, quindi. se sai ecco, cogliere un po' l'essenza di tutto ciò, magari ti concedono anche un qualcosina. Ad esempio, a me è capitato sempre con altri corridori dove appunto mi hanno fatto restare in determinate situazioni,
c'è chi mi ha fatto entrare anche magari durante, ad esempio con Valerio Agnoli, anche quando dovevamo fare dei prodotti per Named Sport, mi ha fatto entrare dentro mentre stavo facendo dei massaggi, sempre ecco, facendo tutti i passaggi, chiedendo il permesso all'addetto stampa, al manager del team e quant'altro, però poi riesci ad avere questo rapporto. Vincenzo stesso, Nibali, durante l'arrivo, la cronometro di Monza, prima L'ultima, mi sembra, o no? che era 2 anni fa, Era quella quando finale a Monza, quando fanno 90-Monza Milano. Monza Sì. Milano, sì, quella crono lì, Ok. lui doveva iniziare a riscaldare, e era quel giro che appunto mi ero divertito un po' a raccontarlo anche con i personaggi Lego. Sì, infatti qualcuno ha accennato ai Lego, forse Sì, torneremo. e quindi avevo il pupazzetto, lo squalo a Lego, e gli ho detto: senti, Vince, io devo fare questo tipo di foto perché, ma lì adesso lui c'era una piccola percentuale di probabilità che magari poteva vincere il giro. Insomma, adesso ho detto: sai, che se è subito pronta. E lui giustamente mi ha guardato un po' come di, okay, però mi ha fatto: dai, dai, vieni. E quindi, Andrà a partire in quel modo, tranquillo. sì, e quindi mi ha fatto salire sul bus tranquillamente. Io pure lì ho messo il flash, ho posizionato, mi ha dato un attimo quei secondi per settare un po' tutto e abbiamo fatto la Poi foto. sono appassionato di fotografia. Cioè, Sì, no, infatti una volta è capitato che a un certo punto era. magari ti viene a parlare anche degli obiettivi della fotocamera, se è il No, no, caso. è capitato quest'estate che io non mi ricordo se ero al mare o stavo riposando, era un pomeriggio, tipo, eh? A un certo punto squilla il telefono, vedo un messaggio, vedo che era lui, Vincenzo, che mi chiedeva appunto su un consiglio, su un flash, su quale prendere, tutte queste cose qua, e quindi c'è andata una conversazione, però non me lo sarei mai Sì. aspettato queste cose qua, ecco, quindi Sì, no, perché alla complimenti. fine è sempre gente normale con le proprie passioni, anzi, cioè, voglio dire. Sì, ma ti ripeto, guarda, l'unica cosa, io quello che dico sempre è il rispetto. Se tu hai rispetto, poi pian pianino riesci ad arrivare, insomma, ecco, non devi essere invadente, devi avere sempre l'occhio vigile a tutto ciò che accade. Non fai il fotografo d'assalto, ecco. No, no, perché Non non mi. fai No, darti addosso, vabbè, lo chiaramente. vabbè, è normale che capita magari, ecco, negli arrivi, quelli un po' Ok, più, un po' di ecco, ressa, che un po' di poi, quella c'è perché lì devi essere un po'. Sì. Però se posso, cerco più di essere meno invadente perché secondo me riesci sempre quando hai il momento dove tu stai tranquillo, è il momento di studiare e capire, riesci a cogliere l'essenza e l'immagine poi secondo me viene diversa. Viene. Sì, no, io ho visto le due foto quando le ho trovate qualche anno fa, subito mi hanno colpito perché ho detto, ma sono diverse queste foto. Cioè, sono diverse in senso positivo. Cioè, no, no, mi fa Capito? Cioè, piacere. Certo, no, ti no. posso dire, da parte mia, secondo me l'hai raggiunto, comunque sei sulla buona strada per essere ancora più unico in questo. Guarda, nella partecipazione del mio primo Giro d'Italia, appunto, sai, diciamo che oggi come oggi il mondo della fotografia è un po' particolare perché tutti, si credono che appunto mettere la macchina al collo, l'accredito, tutto il resto si buttano dentro, ok, faccio il fotografo. E poi magari c'è chi svende, chi regala il prodotto così non mi va di prendere quel campo lì, però è normale che tu devi comunicare, perché io ho sempre creduto che è la verità, poiché la fotografia è un linguaggio e quindi devi saper comunicare. Quando scatti una foto devi sapere cosa stai facendo, non è che prendi e scatti così al volo. E durante quel giro, siccome era il mio primo Giro d'Italia, normale che dovevo farmi vedere e non rimanere sulla linea d'arrivo, perché come hai detto bene prima tu, la foto oggi come oggi, lo screenshot dalla televisione e quant'altro, la foto del corridore a braccia alzate è vista e rivista. E invece io ho sempre ripetuto che la cosa bella da raccontare magari anche il secondo, perché nella mente. Cioè, avendo fatto il ciclista, chi arriva secondo lo capisce quell'attimo in cui sa che sarà secondo. E quindi magari cogliere quel frangente lì, secondo me, era tanto. Un'altra cosa che avevo fatto, ad esempio, era al giro quando si aprivano le porte del podio, che il ciclista rimane solo perché appunto fra qualche secondo si aprirà lo scenario e quindi deve entrare sul podio. E in quel frangente il ciclista, piano
più delle volte vai in un trance dove ha quei pochi secondi per riflettere su cosa sta accadendo, cosa ha fatto e godersi quel momento da dire ce l'ho fatta. E quindi quando appena si apre quella porta, se tu riesci a cogliere quell'attimo, vedi che il ciclista è letteralmente in un trance agonistico che sta lì proprio preso dalle sue cose, e poi quel secondo più tardi vedi che mette sul sorriso e esce e inizia a esultare e quindi a brindare. E quindi ecco, ho cercato sempre questa cosa qua. E quel primo Giro d'Italia, mi ricordo che sono andato via, dove gli ultimi giorni in sala stampa, mi ricordo che uno di RCS mi disse: ah, lui è quello che fa le foto strane. E secondo me avevo raggiunto, sì, sono andato via con il risultato. Insomma, ecco. Guarda, Omar ci dice nei commenti: raccontaci dei balconi. Pure quello, sì, è un'altra avventura, se così vogliamo dirlo, proprio perché durante, ecco, questi grandi giri mi è sempre piaciuto raccontare un po' l'evento mettendoci dentro anche la gente comune, gente che magari con il ciclismo non c'entra nulla, ma che però in quel preciso istante tutto si trasforma. E quindi ecco, ho iniziato a cercare punti di vista diversi, quindi salendo sui balconi in modo da avere, ecco, punti di vista differenti. Ah, salivi a casa loro. Sì, sì, in poche parole, mi faccio, pure lì c'è tutta una tecnica, dove tu immagina nel caos generale, tra la confusione e tutto il resto, io devo mi devo far individuare dalla persona che è affacciata, parlare, quindi a gesti, perché non è, certo, farmi accettare, avere un attimo il concetto di capire dove magari il palazzo ha l'entrata, no? Dove e cercare anche a volte il campanello, suonare, citofonare e poi salire dentro casa per poi, ecco, presentarsi su uno scenario completamente diverso e magari cogliere anche l'enfasi dello spettatore, che, come ti dicevo, magari non c'entra nulla col ciclismo, non sa nulla, però per quell'istante che magari passa la gara si trasforma. E questo, devo essere sincero, l'ho fatto su tutti e tre i grandi giri, quindi sono riuscito a entrare anche al mondiale, mi ricordo, a Innsbruck, che ho visto una palazzina dove davanti alla partenza, lattico. E quindi, gesti in tedesco, sono uguali anche in tedesco i gesti. Ma sì, perché bene o male, grazie a noi, sai, italiani, noi che gesticoliamo, quindi secondo me siamo avvantaggiati in questo, e riesco a farmi salire, insomma, su al lattico, ti dico, una casa veramente magica, bellissima, tutta un open space, e vedo che appunto poteva essere interessante per il giorno successivo, quando c'era la partenza dei professionisti, e quindi ecco, lei mi ha letteralmente lasciato il messaggio, e quindi, perché mi ha detto: guarda, non so se domani ci sono, perché non so se vado a fare il weekend fuori e quant'altro, e quindi mi ha lasciato il messaggio, il numero del telefono, e la sera questa famiglia mi ha mandato dicendo: guarda, rimaniamo a casa, quindi domani sentiti pure libero di venire, citofonare e ti facciamo salire. E quindi io già l'indomani mattina alla partenza sapevo che di fare quello scatto lì. In esclusiva, perché sono su quel balcone. Sì, sì, poi ecco, c'è sempre un po', tra virgolette, tra noi colleghi, il fatto di cercare questa posizione esclusiva. Quindi la strategia sta di fatto è prendere il punto, conquistarlo, tra virgolette, e poi nascondersi fino al momento che arriva, proprio per rimanere in armonia il più possibile. Però questo, la cosa che mi ha fatto sempre piacere è che ogni casa che tu vai trovi tante storie diverse. Perché poi generalmente capita che a volte arrivi lì anche quella mezz'oretta prima, e quindi poi nell'attesa scambi due parole, ti accolgono. Allora, in Italia, devo essere sincero, durante il Giro d'Italia è stata una cosa dove tutti, non c'è stato, la cosa che mi ha colpito è che sai... Nessuno diceva no. Bravo, perché poi tu ti presenti lì armato con tutte le macchine, l'attrezzatura, la pettorina, tutto un po' anche abbastanza scomposto. Tutti i pass, sudato, tutto il resto. Quindi ti riconoscono come sei anche abbastanza, ecco, un po', tra virgolette, strano. Quindi uno che ci dopo e ti dice, però non c'è stato mai nessuno che mi ha detto non ti facciamo entrare. Poi ecco, quando entri, tutti che ti offrono, che vuoi mangiare, dolcino, abbiamo il cuore, abbiamo la pasta. Quindi a volte sì,
com'è. E questo è successo anche all'estero, anche in Spagna, addirittura, dove pensa, e come dicevo, nascono poi tante storie che io, la cosa che poi faccio è sempre un selfie ricordo con la famiglia che mi ha ospitato. E in Spagna addirittura sono in una tappa che eravamo a, di cui ora non mi ricordo, mi sfugge il nome, l'università di, no, oddio, vabbè, mi sfugge un attimo il nome, non vedo se mi ricordo. Preoccupare. Comunque, sono andato a finire in una casa di un console, quindi pure lì era una casa molto importante, immagino, importante, una casa ben arredata sicuramente. Dove all'interno c'era il rettore, ah, Salamanca, ecco, l'università di Salamanca, dove all'interno c'era il rettore dell'università di Salamanca. E quindi io mi hanno accolto, quando poi mi hanno detto dove venivo, gli ho detto sono italiano, vengo da Roma. Questi, ah, insomma, mi hanno accolto, abbiamo iniziato a parlare. Qui c'è stato un dialogo comunissimo, con anche il rettore dell'Università di Salamanca, che è la seconda università più importante a livello europeo dopo Bologna, perché è la seconda più antica. E quindi poi questo personaggio mi ha raccontato che lui doveva tanto all'Italia, perché aveva studiato alla Sapienza, aveva studiato a Roma, e mi fa: lo sai chi è stato il mio professore? E io dico: no, che dice, il mio professore è stato Aldo Moro. E quindi tu vedi, ecco, ci sono tutti questi aneddoti che ti lasciano un po' Cioè, perplesso a spiazzato, volte. perché Sì, diceva, perché guarda tu dici tu, wow. buonasera. Però ti fa sentire, ecco, come la vera essenza della parola, magari la democrazia, no? Che in un secondo siamo tutti sullo stesso livello, non c'è più una fazione magari altolocata e quant'altro. Ho visto una tua foto con un'anziana che guarda fuori e passano i ciclisti. Secondo me quella è fatta in Sicilia. Dimmi se sbaglio, se ho ragione. No, quella è stata fatta in Sicilia. Però lei è stata fatta in Sicilia nel 2017, quando il giro è arrivato a Messina e Bibernic ha fatto quel falso arrivo. Non Perché quella è... O mi ricordo se era quella tappa o la quella tappa prima. prima. Perché Forse quello... era la tappa prima. Le strade di Sant'Alessio, Siculo, mi Sì. sembra le strade della litoranea che c'è... Non dico vicino. Bellissimo, guarda. Bellissimo. Lì è stata. Vabbè, io amo la Sicilia. Oh, si è bloccato un attimino, aspetta. Vediamo se lo recuperiamo. Mi confermate che si è bloccato lui? Intanto saluto chi mi scrive dall'Antartide. Ah, ecco, ti abbiamo Ecco, recuperato. sì. Ho colto l'occasione per salutare Johnny che si trova dall'Antartide. Wow. Dice che lì non hanno limiti, però non si può uscire facilmente. Immagino. No, quindi continuiamo, continuiamo. Dalla signora della Sicilia, quindi anche lei, ecco, mi ha fatto entrare dentro casa, e quella immagine, ad esempio, me l'ero un po' studiata, perché mi piaceva fare un'immagine, ecco, così con questa persona. E quello che ho voluto un po' raccontare era un po' come se la vecchia generazione, appunto, si affacciasse sul mondo nuovo che va tutto di corsa. E quindi lì c'è stata proprio una scelta di fare un tempo lungo, in modo che i ciclisti venissero tutti sfogati, proprio per dare questa interpretazione, come far vedere che appunto la velocità, che a volte le persone di una volta non riescono a star dietro, no? E quindi ho cercato di un po' vederla in questa ottica qua, ecco. Guarda, io ho un pochino di domande, siamo verso l'ultimo quarto d'ora circa. Bene. Te ne leggo un paio perché sono curiosità e poi magari possiamo leggere anche quelle nei commenti. Anzi, vi dico, Ok. sapete cosa? Cominciate a commentare voi, così non le recuperiamo mentre io gli leggo quelle che ho da parte. Allora, uno mi chiede, questa è una domanda che un po' fa ridere, come Sì. faccio a fare foto fighe con il mio umilissimo LG Q6, quindi col cellulare? Ma Tutti hanno il cellulare, quindi attenzione, questa è una domanda, appuntatevi ogni cosa. come dicevo, quando uno fa una fotografia deve sempre raccontare qualcosa. Quindi se riesce a fare una buona inquadratura, una buona esposizione, magari, ecco, un po' con le luci, non ti nego che anch'io con il cellulare a volte ho fatto degli scatti che Lo poi sai ho che ti postato. chiederanno che telefono hai, quindi specifichiamo anche il modello perché ogni Ma volta. per ora ho un iPhone X, quindi ecco. Ok.
detto X perché è saltato un attimo l'audio, sì. X, sì, iPhone X. Ok. Yes. Sì. E Poi mi quindi, chiedono. Ah, ok, quindi tu dici composizione, comunque sì, sapere. seguire un po' le regole base della fotografia, sicuramente ecco, si riesce. Poi è normale che un telefonino non è come una reflex, quindi dobbiamo anche capire lo strumento che abbiamo in mano, quindi non possiamo pretendere chissà cosa. Ecco. Mi chiedono qui marchio e modello della fotocamera usata, penso la più recente o le ultime due, perché tu so, poi immagino che tu sia con due fotocamere, Sì, generalmente abbiamo, cioè quando lavoro con due corpi macchina, poi c'è un terzo di backup, però ultimamente ho una D850 no? e una Nikon, sempre tutte e due Nikon, e una Nikon D4S che dovrei cambiare a breve. E quindi Ma metti un l'intenzione piccolo è su due corpi sì. macchi, magari più piccolo. Sì, magari generalmente lavori con un tele, teleobiettivo, quindi un po' una distanza che io ho un 70-200, ho anche un duplicatore, poi a volte, sì, poi a volte ho utilizzato anche dei teleobiettivi tipo 300-400, dipende un po' ecco, da cosa devo fare. E magari nell'altra usi un grandangolo che potrebbe essere un 14-24 o un 24-70 e quindi ecco, cerchi di avere una copertura abbastanza ampia con i due corpi in modo da. Copri più o meno tutta la fascia di lavoro che ti serve, dal Sì. grandangolo al ritratto anche alla telefoto per Sì, andare sì, a sì, sì, sì. Diciamo, ecco, poi sempre in base a cosa vai a fare, però generalmente durante una gara viaggi con vado dal 14-24, 24-70, 70-200. Sono questi i tre obiettivi che generalmente durante le gare uso. Ok, allora Marco mi chiede: è nata prima la passione per la fotografia o per la bici? Abbiamo capito raccontando che prima è la Sì, bici e poi. prima la bici, sì, prima la bici. Un altro ragazzo mi chiede qual è il primo passo da compiere per arrivare a fotografare il ciclismo professionistico. Penso che sia un hobbyista comunque giovanissimo. Ma sicuramente è quello di partecipare un po' agli eventi sportivi, cercando di avere un piccolo obiettivo, uno storytelling, magari dove dire voglio raccontare anche la bici o il soggetto che potrebbe essere il corridore o magari il team. Quindi ecco, magari cercare di far qualcosina diverso dalla massa, perché come si diceva prima, è normale che se tu ti metti sull'arrivo, La cioè la foto è sempre quella. foto è sempre quella, quindi non è che ti puoi inventare Gira la chissà cosa. fotocamera, quella Sì, che sì, sì. allora. Quindi. Qui mi hanno fatto una domanda nel commento che è alla fine la stessa che avevo nelle storie, e mi Sì. chiedevano che tempi di scatto utilizzi per fare le foto in movimento dei ciclisti. Pure lì dipende cosa vogliamo raccontare. Se dobbiamo, ad esempio, l'immagine che mi hai preso prima della signora con l'anziana, lì ho fatto un tempo abbastanza lungo, mi ricordo se era addirittura un cinquantesimo o un trentesimo, in modo che con la velocità i ciclisti venivano mossi, veniva l'effetto del movimento, o almeno se dobbiamo congelare il ciclista, minimo che scatto è un millesimo da salire, quindi dipende sempre un po'. Anche utilizzando un diaframma aperto o più chiuso, dipende sempre cosa vogliamo far vedere e cosa vogliamo comunicare. Io sono più vicino perché sto scorrendo un po' i commenti, non ti preoccupare su Sì. Io questo. Non sono proprio bellissimo a sto vedere. bello comodo qua, Intanto mi hanno figurati. fatto qualche complimento per la camicia. Sì, grazie Hai un perché ci tengo, nel look senso. molto alla Elvis, mi dicono. Ma sì, allora, innanzitutto il capello lo devo Che sistemare, non mi va di metterci le mani, quindi sono in attesa che potremo apre. riuscire per fare un salto sicuramente dal parrucchiere che ne ho veramente bisogno. E So ovviamente che. questa antenna purtroppo incide anche su di te perché non riesci a lavorare normalmente, No, credo. diciamo che io sono Che compensa. quasi totalmente fermo, nel senso, grazie alla collaborazione, ad esempio, sto facendo anche dei lavori a casa per quanto riguarda Shimano Italia, che tutti degli scatti che già abbiamo fatto a inizio stagione, advertising, quindi tutto si parla qua di prodotti e quindi li stiamo un po' finendo di post produrre e quant'altro, elaborare e quindi sto facendo quel lavoro.
Se no, questo periodo lo sfrutto per testare, sperimentare, studiare cose nuove, in modo che quando si ripartirà avrò qualcosa da proporre, insomma, ecco. Niente, qui ripetiamo sempre la domanda Nikon o Canon. Abbiamo detto Nikon, un'altra domanda, i Lego. Da dove nascono i Lego? Ma il Lego è una passione che avevo da bambino, ci ho giocato tantissimo da bambino, avevo questa Guarda, non ti vedo, appunto. anch'io ce l'avevo prima su questa mensola, ora non ci sono più, ora ce l'ho davanti, però un altro, Sì. vabbè, parlo. E quindi poi c'è stata questa idea di riprenderli e. È un Lego Technic, Sì. dai, andiamo avanti. E quindi c'è stata questa voglia di riprenderli e di iniziare un po' a raccontare tutto ciò che facevo, però mettendoci sempre all'interno un Lego. E quindi poi lì pian pianino sono partito, sono entrato in un mondo che ho scoperto da poco dei vari collezionisti. E quindi pure lì sono degli aneddoti spettacolari, perché c'è un mercato sotto, una cosa allucinante, dei pezzi rari. E, ad esempio, lavorando per la Gran Fondo Roma, mi era venuto in mente, ecco, ho fatto una ricerca e c'era il Lego Gladiatore e il Lego Imperatore. Quindi mi sono un po' messo alla ricerca e avevo trovato dei pezzi che vendevano, siccome appunto, era una collezione che non c'era più in commercio, e sì. Quindi prezzi, quindi Quindi vendevano il pupazzetto l'avevo trovato a 25-30 euro l'uno. E quindi ecco, cercando un po', poi un giorno mi sono imbattuto in un ragazzo che mi fa: guarda, te li lascio a 5 euro l'uno, però te li devi venire a prendere a Milano, perché mi ha detto dove sei, dico, guarda, io sono di Roma. Fa, ah, guarda, se te li vieni a prendere sotto casa, ha detto te li lascio a 5 euro l'uno. Io con la scusa che devo fare, se non mi ricordo male, la Milano-Torino, quelle cose lì. Quindi ho allungato leggermente e me ne sono andate a prendere. Quindi Abbiamo un c'è un mondo. nikonista che ti chiede, Filippo Mazzullo, che conosco e saluto, un ragazzino con cui andiamo spesso in giro qui per le gare, mi chiede se la prossima macchina sarà quella del passaggio a mirrorless della Tesla 7 o no? Resta rimane sulla replica. Ma allora, per quello che mi serve, credo di continuare ancora con il discorso reflex. Infatti, spero che il mio prossimo acquisto sia la nuova D6 che è uscita, proprio per continuare ad avere un flusso molto giocando sulla velocità, sul fatto della compatibilità con i sistemi wireless, in modo che ti puoi collegare la macchina al telefono e quindi scaricare velocemente tutte queste cose qua. E il discorso mirrorless l'ho provato, sicuramente mi è piaciuto, sicuramente quando avrò l'occasione approfondirò quel tema lì, perché ecco, in certe situazioni tu vai via con un peso molto ridotto, che a me fa Aiuto. comodo, perché a volte ecco, facendo le avventure con Omar, a volte anch'io esco in bici. A volte, ecco, io devo portare tutto l'attrezzatura dello zaino fotografico e quindi È sono chili peso, e chili. chiaro. Quindi sì. E quindi. Quanti pro te ci hanno mannato? Quanti pro mi ci hanno mannato? Ma no, no, ti ripeto, c'è stato sempre abbastanza. Guarda, io mi reputo leale, quindi No, è un ragazzo che secondo me è entrato dopo, quindi si è perso il discorso che abbiamo fatto prima Sì. sul rispetto, sulle distanze. Quindi Quindi sì. non lo so, se tu vuoi aggiungere qualcosina, abbiamo penso gli ultimi 5 minuti perché fra poco mi uscirà il timer. Se tu Ok. hai qualcosa da dire, se no anche nei commenti qui qualche domanda, forse me la sono persa. Racconti quando Racconta hai fatto il tuo quanto. Sì. sono Ah, questo andato a Bologna, carico di tutta la. grande Giulio. Il ragazzo è Giulio, che saluto, di Bologna, che poi è il driver del Lamborghini Named. Quindi quando è lui il prediletto che si è subito, insomma, che ci ha avuto la sfortuna di guidare il Lamborghini per tutto il Giro d'Italia. E no, no, Giulia è un amico, tra l'altro, mi ha fatto piacere. Quel giorno io, l'anno scorso, all'incirca un mese prima della partenza
da Bologna del Giro ero salito e con lui eravamo andati a fare un po' in giro a vedere vari punti, quindi ero andato al comune a vedere le varie postazioni sulla Torre degli Asinelli e quindi ecco ho messo un po' perché il lavoro mio è anche questo, nel senso non è solamente il giorno della gara stesso, ma c'è dietro anche tutto uno studio, una ricerca proprio come ti dicevo, sempre formalizzata a cercare uno scatto diverso e quindi parte tutto anche un po' a monte, a volte dove tu già vai un po' a visionare, a volte con Google Earth, a volte invece vai a fare proprio un sopralluogo vero e proprio, dove prendi dei contatti già, per poter arrivare quel giorno preparato e avere la tua postazione. Quindi ecco, recentemente l'avevo fatto anche con le strade bianche a Siena, dove appunto lì ho fatto una giornata di sopralluogo, però è tutto un po' congelato, come si suol dire, Per perché quest'anno sì. aspettiamo per quest'anno, vediamo un attimo. Mi è venuto a me in testa qual è stata la giornata migliore legata al ciclismo fotografo, cioè la tappa in cui hai fatto lo scatto più bello secondo te, anzi il tuo scatto più bello pure, medico adesso domande, perché arrivo Ma sulla lo scatto più bello ce ne sono diversi, sicuramente. Quelli più forti, devo essere sincero, sono stati fatti con Omar, con le avventure di Omar Di Felice. Quando siamo stati, io con Omar l'ho seguito sia, beh, già dalla prima, una delle prime sue avventure che fece, che era la Parigi-Roma, non stop, e poi abbiamo fatto l'Alaska, il Canada e l'Alaska. E quindi sai, quando con lui abbiamo fatto la foto dell'Aurora Boreale, non so quanto ti ricapiterà di fotografare un ciclista sotto l'aurora boreale, e che poi era l'ultima tappa del Canada, ancora me lo ricordo. Io ho visto le foto anche nel libro di Omar, quindi quelle Sì, foto c'erano. poi sono state appunto utilizzate anche con, eccolo che abbiamo qua, libro di Esatto. Omar, edito Rizzoli. Quindi partiamo per l'ultima tappa. Omar è partito prima, è voluto partire, mi sembra che erano le 5 di mattina, perché dovevamo arrivare poi in modo che lui faceva la diretta con l'ora italiana. E quindi partiamo, come usciamo fuori dal complesso cittadino, sai, l'inquinamento luminoso si attutisce, finché io fuori dalla macchina, cercando di fare, ecco, un po' le foto, era abbastanza buio e quant'altro, alzo sugli occhi al cielo e vedo questa aurora boreale che già avevo visto altri giorni dietro, però quella mattina era una cosa veramente. E quindi gli ho detto: Omar, Sfruttiamo dico, questo sì, diciamo, so che giustamente tu fa immagina, appunto, freddo. con una temperatura che era, mi ricordo se era tipo meno 25, erano le 5 e mezza di mattina, gli Si ho detto: guarda. avvicina alla temperatura dei piedi freddi delle donne nel letto, ma non Bravo, immagino quanto si avvicina. sì. E quindi abbiamo fatto quella foto che per me è stata un qualcosa di memorabile, insomma, uno dei più bei ricordi. Poi sicuramente ce ne sono tanti altri legati un po' nel ciclismo. Quest'anno, ad esempio, il Tour, la vittoria, insomma, quando vedi Di bello. proprio Bernal quando che si abbracciava con tutti i suoi fan. Ce ne sono tante, insomma, dai. Poi ecco, rivivendo sempre un po' il mio passato, quindi no, magari quando magari vedi anche, che ne so, il genitore che porta il figlio a vedere, rivedi un po'. Quindi stiamo Ti tagliando, devo sì. tagliare perché ho meno Dai, io 20 secondi. ti Luigi è stato un ringrazio, piacere, no, piacere figurati. mio, e salutiamo tutti. Ci vediamo sempre qui domani. Omar, fatti sentire. Dai, Ciao a tutti, grazie Luigi. grazie, ciao a tutti.